Oggi voglio mostrarvi come attraverso l'uso del Navident siamo in grado di fornire al laboratorio un STL con gli assi implantari progettati ben definiti e quindi metterlo in condizione di confezionare un provvisorio post-chirurgico per un carico immediato. In questo caso, voi vedete, abbiamo due STL montati, abbiamo l'STL che praticamente rappresenta la mucosa edentula del paziente e attraverso il toggle, la funzione toggle, abbiamo anche l'STL della ceratura diagnostica. Questo STL, come vedete, presenta dei reperi radiopachi che sono stati utilizzati per la sua registrazione, per il fatto che il paziente indossava una protesi di scansione che conteneva questi reperi radiopachi. Come vedete, la progettazione è stata fatta, ma l'emergenza degli assi implantari non è molto chiara a causa di uno spessore importante della mucosa. L'esportazione di questo STL non è molto soddisfacente per il laboratorio, perché come vedete l'asse implantare non viene ben rappresentato dall'STL che io ho esportato con il Navident. Come facciamo a migliorare questo STL? Innanzitutto vedete che c'è un segnalibro, è la frecciolina che sta accanto a dati, e il segnalibro nient'altro che l'opportunità di poter pianificare più situazioni diverse dello stesso paziente. Noi vogliamo in questo caso estrudere l'impianto 11, che da 15 diventa un impianto 19. Vedete, in questo modo la rappresentazione è molto buona. Possiamo a questo punto quindi creare questo segnalibro, cioè creare questa rappresentazione, e la chiameremo invece di bookmark numero 2, possiamo rinominarlo come 11 estruso. Questo sarà il caso che si affiancherà al caso finale. Avremo due casi, 11 estruso e chiaramente anche caso finale. Entrambi i nomi li abbiamo assegnati noi. Nel caso 11 estruso abbiamo estruso il numero 11 e quindi vedete che il caso è sottolineato, il bookmark è sottolineato a indicare che noi stiamo su quel bookmark. Se vogliamo passare all'altro bookmark, cioè al caso finale, salviamo l'attività che è stata fatta sull'11 estruso e siamo tornati al caso finale. Vedete, in questo caso la parola caso finale è sottolineata e la quota dell'impianto 11 è esattamente quella che noi abbiamo progettato. Torniamo a questo punto sull'11 estruso. E cosa facciamo? Non facciamo altro che sbloccare gli impianti della pianificazione che erano stati precedentemente bloccati. E facciamo esattamente quello che abbiamo fatto con l'impianto numero 11, cioè per ciascun impianto andiamo, come vediamo da queste immagini, a estrudere l'impianto allungandolo e quindi, come vediamo anche dall'immagine del 3D rendering, abbiamo un asse che passa attraverso la ceratura diagnostica. Questa operazione, una volta finita, ci permette di avere tutti gli assi ben rappresentati, ma dove? Nel bookmark del caso estruso. E quindi noi abbiamo a questo punto due rappresentazioni di piani di trattamento. Il caso finale, che abbiamo visto essere quello reale, che verrà poi utilizzato in fase chirurgica con l'impianto in quota rispetto alla progettazione, quindi che io voglio eseguire in fase chirurgica, e un secondo bookmark, un secondo piano di trattamento che io chiamerò adesso caso estruso, dove non ho nient'altro che gli impianti allungati in modo da avere questa esportazione STL. Questa è l'esportazione che io farò con il Navident e che fornirò al laboratorio per il confezionamento di un provvisorio che io andrò a ribasare direttamente in fase finita la fase chirurgica. Grazie per il vostro attenzione.